Salve a tutte care amiche, oggi vi voglio mostrare la lavorazione ad uncinetto che ho utilizzato per creare questa copertina. È lavorata con la perlata d'Australia di lana gatto, 100% pura lana vergine, ed ho utilizzato un uncinetto numero 3. Punto viene lavorato su multipli di 4 maglie più 2 per fare il primo giro a maglia bassa. Dunque io ho fatto 20 catenelle, ne lavoriamo altre 2 e facciamo la prima maglia bassa. Questo primo giro verrà lavorato tutto a maglia bassa. Potete anche iniziare a lavorare direttamente dalle catenelle, però così viene un po' più rifinito il lavoro. Ok, finiamo tutto il giro a maglia bassa. Una volta terminato il nostro giro a maglia bassa, facciamo 3 catenelle e voltiamo il lavoro. 3 e voltiamo. Iniziamo la nostra lavorazione a maglie incrociate in questo modo. Allora saltiamo la prima maglia dove abbiamo fatto le 3 catenelle e lavoriamo una maglia alta saltando le 2 maglie di base successive. Quindi nella terza facciamo la nostra prima maglia alta. Facciamo una catenella divisoria tra le 2 maglie alte e poi la seconda maglia alta che va ad incrociare la prima. Quindi torniamo indietro di 1 e 2 punti. Lasciamo una maglia libera al centro e nell'altra lavoriamo la nostra seconda maglia alta del punto incrociato. 1 e 2. Ecco qua, un punto incrociato con la catenella in mezzo. Nel punto successivo facciamo una maglia alta. Continuiamo lavorando in questa maniera. Subito dopo la maglia alta saltiamo 2 punti di base. E nel terzo facciamo la nostra prima maglia alta del punto incrociato. Catenella e torniamo indietro con la nostra maglia alta saltando la prima maglia di base che troviamo di fianco e andando sulla seconda. Qua. Di nuovo, nella prima maglia libera successiva, una maglia alta. Controllate sempre che non lavoriate nella maglia in cui abbiamo preso la prima maglia incrociata. Di nuovo saltiamo una e 2 maglie libere sotto, nella terza lavoriamo la prima maglia alta dell'incrocio. Catenella, torniamo indietro saltando una maglia e lavorando la seconda maglia alta del punto incrociato. Questi sono i punti in cui abbiamo fatto le nostre maglie incrociate. Ora lavoriamo nel punto successivo la nostra maglia alta. 2, 3, nella terza, 4,
1 e 2 nella seconda precedente. Maglia alta. Terminiamo con una maglia alta nell'ultimo punto. Ecco qui, abbiamo il nostro alternarsi di maglie alte e maglie alte incrociate. Facciamo 3 catenelle e voltiamo in questo modo. Le 3 catenelle stanno a sostituire la prima maglia alta. Facciamo un'ulteriore catenella, poi nello spazio che si è creato all'interno della maglia incrociata, lavoriamo la prima nocciolina di 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi facciamo la prima maglia alta lavorando la metà, una, la seconda, due, la terza la lavoriamo completamente, chiudendo anche le altre maglie che abbiamo sull'uncinetto. In questo modo abbiamo la nostra nocciolina all'interno del punto incrociato. Catenella, facciamo una maglia alta presa davanti, quindi avremo delle maglie a rilievo in questa lavorazione. Dopo la maglia alta lavoriamo una catenella. E nella nostra maglia incrociata lavoriamo di nuovo il punto nocciolina di 3 maglie alte chiuse insieme. Una, due, e tre, chiudiamo, abbiamo la nostra nocciolina, catenella. E di nuovo la maglia alta presa davanti. E si continua così facendo una nocciolina in ogni incrocio, in ogni punto incrociato del giro sottostante. Una, due, e 3. Chiudiamo una catenella, maglia a rilievo presa davanti, una maglia alta, catenella, di nuovo nocciolina dentro la maglia e dentro il punto a V sottostante, una, due, tre, chiudiamo. Catenella, maglia alta a rilievo presa davanti sulla sottostante, catenella e facciamo il nostro ultimo punto nocciolina prima di concludere il giro, una, due, e tre, chiudiamo. Una catenella e facciamo una maglia alta prendendo le 3 catenelle del giro sottostante in questo modo. Abbiamo terminato il secondo giro della lavorazione. I giri da ripetere sono sempre questi: quello del punto incrociato e quello del punto nocciolina. Continuiamo, adesso faremo il punto incrociato che diventerà da questo momento in poi molto semplice da lavorare. Facciamo 3 catenelle e voltiamo il lavoro. A questo punto, mentre nel primo giro dovevamo contare le maglie da saltare
nelle quali fare le nostre maglie alte incrociate, adesso diventa tutto molto più semplice perché abbiamo come punti di riferimento gli spazi tra una nocciolina e l'altra. Quindi abbiamo fatto le nostre 3 maglie per voltare, iniziamo il nostro punto incrociato in questa maniera. Filo sull'uncinetto, inseriamo l'uncinetto nello spazio a sinistra della nocciolina e facciamo la nostra prima maglia alta. Catenella di divisione, torniamo indietro facendo la maglia alta, inserendo l'uncinetto nello spazio a destra della nocciolina. Così. E abbiamo il nostro punto incrociato. Facciamo adesso la nostra maglia alta normale sopra la maglia alta sottostante. Ecco qua, questa è il nostro giro, la nostra riga che dobbiamo fare a maglia alta incrociata. Di nuovo incrociamo le maglie lavorando prima nello spazio a sinistra della nocciolina, poi facciamo una catenella e torniamo indietro inserendo l'uncinetto nello spazio a destra della nocciolina. Lavoriamo la nostra maglia alta e abbiamo fatto il punto incrociato. Una maglia alta sulla maglia alta sottostante e di nuovo fino al termine. Incrociamo il punto. Maglia alta. Normale. Quindi di nuovo punto incrociato, prima a sinistra, poi a destra. Allora, la prima maglia alta del punto incrociato, la catenella divisoria non ve la dimenticate perché occorre lo spazio per fare la nocciolina nel giro dopo, altra maglia alta da incrociare, ok, maglia alta normale, l'ultima maglia incrociata. Maglia alta, catenella, maglia alta e terminiamo con una maglia alta prendendola in questo punto. Ecco qua, come potete vedere è molto semplice da lavorare. Facciamo un altro giro con il punto nocciolina, quindi 3 catenelle. 2 e 3. Voltiamo di nuovo una catenella, nocciolina all'interno della maglia incrociata, del punto incrociato, quindi una, due, terza maglia alta, completa. Andiamo a chiudere tutti i punti in sospeso. Catenella. Maglia alta presa davanti e quindi avremo la nostra maglia alta a rilievo. Catenella, nocciolina all'interno, eccola qua, della maglia incrociata. 1, una maglia alta senza terminare, la seconda maglia alta senza terminare, la terza da chiudere con tutte le altre maglie in sospeso, catenella e di nuovo la maglia alta presa davanti, così, catenella, dentro l'incrocio facciamo la nostra nocciolina. Catenella dopo aver chiuso la nocciolina e la maglia alta presa davanti.
a rilievo catenella dentro la maglia incrociata, di nuovo la nocciolina, 1, 2 e 3, chiudiamo, catenella, maglia alta presa davanti. Catenella e nocciolina all'interno del punto incrociato sottostante. 2, 3, chiudiamo, catenella e ultima maglia alta a chiusura del giro. 1 e 2. Come potete vedere, in questo modo avremo le nostre maglie a rilievo, quindi da questo lato avremo i nostri quadratini con la pasticchetta centrale schiacciata, mentre dall'altro lato avremo le nostre noccioline a rilievo con i punti incrociati. Quindi basta continuare ripetendo questi due giri, quella del punto incrociato e quello della nocciolina. Molto semplice, molto carino e ripeto, una copertina da neonato con questo punto è veramente bella. Se avete intenzione di fare questa copertina oppure una sciarpa, quello che volete, vi do un consiglio che mi è stato dato dalle amiche del gruppo Facebook, Tutti gli schemi di Uncinetti in maglia. Praticamente fate la catenella iniziale con un uncinetto di un numero inferiore a quello che andrete ad utilizzare. In quanto io ho lavorato la copertina, mi sono resa conto che la parte inferiore, la parte iniziale, alla fine era più larga di quella finale e non è un bell'effetto. Quindi questo è il consiglio che vi do. Il punto è questo. Quando lavorate il lavoro ha questo bell'effetto. Quindi un lato con i quadratini a rilievo, l'altro lato con le noccioline a rilievo e gli incroci. Bene, anche questa volta abbiamo finito con il mio piccolo tutorial su questo punto misto. E vi auguro un buon lavoro. E vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao a tutte da Lilla.